Oggi qualcosa sulla mente. La mente è qualcosa che tutti in qualche modo abbiamo, giusto? Abbiamo dei pensieri, abbiamo delle sensazioni. Interpretiamo, codifichiamo, incaselliamo, etichettiamo tutto ciò che incontriamo, tutto ciò che viviamo. Quindi tutto questo tuo lavorio può essere collocato all'interno di quel mondo che chiamiamo mente. Se non ci fosse questa sorta di torre di controllo, la realtà apparirebbe vuota. Effettivamente, in questa realtà vuota, hai la possibilità anche di scoprire la verità della realtà. Perché finché c'è la mente che la etichetta, finché c'è la mente che la interpreta, non puoi vedere la realtà della vita. E vuol dire che i tuoi sensi recepiscono l'immagine di chi hai di fronte. La tua mente riempie queste sensazioni, queste immagini di significati, di postulati, di credenze, di interpretazioni. Alla fine tu hai un risultato che è quello che tu pensi di questa determinata persona. È ovvio che tutto ciò che stai pensando non è per forza reale e quindi viene da chiedersi dove sta la verità? Cioè, che cosa di quello che vedi, di quello che senti, di quello che assapori, di quello che annusi, di quello che tocchi, è veramente reale o è un'interpretazione della tua mente? Per conoscere la verità di questa esistenza e anche la verità di te, perché la mente sta facendo lo stesso gioco anche con te stesso, cioè quando ti ascolti, quando ti cerchi, quando vuoi stare con te, cosa succede? Che è la mente a cercarti, che è la mente a stare con te, che è la mente a interpretare ciò che stai vivendo e come dovresti fare le tue scelte, dove dovresti andare, eccetera, eccetera. Questo è un bene e anche un male, cioè la mente ti serve perché comunque è uno strumento che serve a compiere proprio delle azioni, a capire come compierle anche. Il problema sta nel fatto che la banca dati che utilizza la mente non è sempre coerente con la realtà, cioè la sua interpretazione non è sempre realistica rispetto alla verità stessa di ciò che le cose sono. Quello che voglio spiegarti in questo video è che esistono due aree della mente. Una è la mente funzionale, quella mente che ti serve per compiere semplici azioni e naturali come salutare una persona, darle la mano, capire che per alzare un bicchiere devi allungare un braccio, cose normali, funzionali con la vita così come veramente è. L'altra parte la chiameremo invece mente reattiva, che è una sorta di deposito dove sono accumulate tutte le memorie di ciò che ti è accaduto e di ciò che anche e soprattutto non è stato ancora risolto. Cioè tutto ciò che non è stato risolto va in un deposito che chiameremo mente reattiva. Quindi non è stato risolto il rapporto con i genitori, non è stata risolta la separazione con il tuo ex marito, non è stata risolta la situazione al lavoro. Ecco, tutte queste situazioni vanno in un deposito che chiameremo mente reattiva. Tu puoi immaginare quanta roba c'è nella mente reattiva, di questa e di altre vite. Un deposito intero, un magazzino enorme di informazioni non chiare. Il problema consiste nel fatto che quando vai verso la vita, o quando cerchi chi sei tu, o incontri qualcuno, ecco che la mente reattiva agisce. Reagisce, vai per chiedere un posto di lavoro e non è la mente funzionale ad aiutarti, a sostenerti, a farti arrivare al successo in quella determinata situazione, ma è la mente reattiva che con i suoi dati interpreta la realtà e quindi ti fa fare percorsi assolutamente folli, dove il fallimento è certo, dove il dolore è garantito. Naturalmente questo viaggio che la mente reattiva fa avrà anche un suo senso perché è il suo modo per integrare ciò che non è stato integrato. Però pensa quanta strada in più che devi fare.
Ora, per risolvere la mente reattiva ci sono moltissimi strumenti. Quello che io uso è la PMP, la pulizia mentale profonda, ma tanti altri strumenti funzionano per svuotare, scaricare e riordinare la mente reattiva. Quello che devi comunque sapere è che esiste una mente reattiva e una mente funzionale. Quindi comincia intanto a distinguere: sto agendo in armonia con la vita o sto agendo come risposta a un'esperienza dolorosa del mio passato, di cui magari non conosco nemmeno l'origine? Perché nella mente reattiva ci sono così tante cose e così antiche che spesso e volentieri non ne conosci nemmeno la storia. Attraverso la PMP, pulizia mentale profonda, puoi andare all'interno della mente reattiva, conoscerla e dissolverla e finalmente trascenderla, quindi venire qui alla luce, in questa vita, dove la realtà funziona in un altro modo e non ti serve la mente reattiva per interagire con l'esistenza.